Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Ultime e sconcertanti notizie emergono dal caso di Pierina Paganelli, l'ex infermiera 78enne trovata senza vita il 3 ottobre nel suo garage in via del Ciclamino. Questi sviluppi cruciali saranno presentati al vice procuratore Daniele Paci, mirando a fornire un supporto essenziale agli investigatori e rinvigorire l'indagine. Ieri, i tre eredi della vittima, Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, si sono incontrati con i loro consulenti legali. L'intento era portare all'attenzione nuovi dettagli ritenuti fondamentali riguardanti la madre. Questi aggiornamenti, giudicati indispensabili dai figli, saranno esaminati dagli avvocati lunedì. In un prossimo incontro con il procuratore Paci, le indagini della squadra mobile di Rimini, sotto la guida del vicequestore aggiunto Dario Virgili, procedono incessantemente, anche se al momento non risultano indagati ufficiali. Nei recenti due giorni, gli agenti hanno effettuato ispezioni approfondite nel complesso residenziale di Via del Ciclamino, focalizzandosi soprattutto sul seminterrato con i box auto e sull'edificio numero 31, residenza di Pierina. Nel medesimo edificio, convivono il figlio Giuliano, la nuora Manuela Bianchi con la figlia adolescente, e Luis da Silva, il presunto amante di Bianchi, accompagnato da sua moglie Valeria Bartolucci. Sei individui, tre appartamenti. Tutti situati sullo stesso pianerottolo. La domanda permane: chi è il responsabile del tragico destino di Pierina?